Ritrovati, sono in Fuori Universo e benvenuti per un nuovo Astro Caffè da passare insieme. Periodicamente vivo come delle crisi esistenziali. Non stiamo facendo per niente abbastanza per proteggerci da eventuali impatti di asteroidi qui sulla Terra. E quando dico eventuali non è... Se succederà, ma... Quando succederà? Quando succederà? È una domanda... Qui non abbiamo risposta. Distruggere intere città. Quindi, invece, niente di tutto questo viene fatto. E allora viene fatta una missione, vengono lanciate un paio di cose e poi dopo ci riappisoliamo su noi stessi. E penso... apro il portatile, metto lì a cercare notizie e penso, dai internet, fammi sorridere. E cosa succede? Viene fuori una notizia del fatto che 200 astronomi si sono messi tutti quanti in una stanza, hanno simulato l'impatto di un asteroide con 8 anni di anticipo. Questo, sì, perché stava arrivando sugli Stati Uniti e... Bene, benissimo. Sì, e abbiamo lanciato tipo delle testate nucleari, alcune non hanno funzionato, danni ambientali, ma no. E quindi oggi, dopo questa lunghissima premessa, vi racconto cos'è successo e perché dovreste avere un sacco di paura. Dovremmo aver paura, ma... con moderazione. Arriva l'asteroide e moriremo tutti! Ah! Per fare due click. Però allo stesso tempo non è una cosa intelligente. Cioè, capisci, se non funziona così. Dobbiamo pensarci prima. Sembra che... fanno sembrare la cosa come una minaccia che arriverà all'improvviso e non è esattamente così. Potrebbe succedere, ma dobbiamo saperlo prima e probabilmente quando scopriremo un asteroide che arriverà verso la Terra, lo scopriremo prima. Centinaia di astronomi si radunano per cercare di simulare, immaginate come una specie di gioco di ruolo, simulazioni e simulano l'asteroide che arriverà verso la Terra in 5 giorni di simulazione e inserisce i dati all'interno della simulazione, simula... cos'è che potrebbero trovare in base all'asteroide che è stato simulato. Devono simulare di tutto. E c'erano membri della NASA, della ESA, della IAU, che è la Unione Internazionale di Astronomi, che ha una divisione per la protezione planetaria. C'era la FEMA, che è l'Agenzia Federale per la Gestione delle Crisi. Federal Emergency Management Agency. E... nel 2021, in questa simulazione, gli astronomi, agenzie di tutto il pianeta lavorano a queste, scoprono che l'asteroide è stato deviato per la maggior parte. Inizialmente la stima era tra 100 e 300 metri, poi è stato confermato probabilmente intorno a 300 metri. Ma che cazzo stai a dire? Tokyo, che è stata salvata con bombe atomiche, l'uso di armi nucleari, stanno in questa simulazione, tra l'altro il dibattito consuma su cosa fare, consuma così tanto tempo della simulazione e immaginatevi l'incubo di evacuare milioni di persone e poi un sacco di problemi che questa è la parte utile, diciamo, di questo tipo di simulazioni. Paghi ancora l'affitto? Ma che cazzo vuoi? Proprio levati da coglioni. Il danno economico potrebbe essere molto più grande, la città distrutta, l'intero pianeta, l'intera economia mondiale in recessione, a catena per tutto il pianeta. Quello, ma molto peggio, su scala globale. Madonna, madonna ragazzi, ma come cazzo si fa? Ma mi spieghi di cosa si è fatto qui in capo? Un cazzo c'ha in testa? Per fortuna, perché i danni sarebbero stati ancora più grandi. Quindi queste cose succedono davvero, davvero, davvero là fuori nel sistema solare. Ora, c'è uno sforzo globale, creerebbe un sacco di caos da tutte le parti, e immaginatevi però cosa succederà quando, la prossima simulazione, immaginatevi se colpisce una città italiana, tutte le persone poi dove vanno? Per quanto possiamo scherzare sulle battute su quanto ci vorrebbe l'evacuazione di Napoli o di altre città italiane, alla fine il problema è serio, perché di nuovo, qui, dovevano farlo lì per lì. Però potremmo costruire delle missioni e parcheggiarle in orbita intorno alla Terra. Se sono già nello spazio, devi solo accelerare e lanciarle verso l'asteroide. E possiamo lanciarle già fuori. Non conosciamo abbastanza bene gli asteroidi, come funzionano, come sono all'interno. E migliorare le simulazioni che abbiamo su come sono all'interno, così sappiamo come utilizzarle per farle funzionare. Quindi,
qui nel mondo reale. Se quella del mondo finto è andata, quella del mondo reale c'è ancora. Non ci siamo ancora. Possiamo fare le cose. Tutti gli oggetti più grandi di 140 metri. Ora sopra ai 140 metri. Ma questa città è stata distrutta da uno di 60 metri. E noi non conosciamo ancora neanche la maggior parte di quelli sopra i 140 metri. Quindi preoccupate ancora? No. Però non prendiamo sul serio abbastanza, secondo me, queste cose. Dovremo. Non ci sono le probabilità. Tra l'altro possono darci un'opportunità, perché studiando gli asteroidi possiamo imparare un sacco di cose riguardo al sistema solare e avere un programma delle Nazioni Unite. No? No? No. Torno sul divano. Quando dormo la notte ci siamo estetti. Ma che cazzo di problema hai? E niente, non vogliamo fare la fine dei dinosauri, vero? Vaffanculo, vai. Vero? Ma proprio da prendere a pugni, Dio caro, contro il muro, madonna, ragazzi. Continuate a essere meravigliosi. Testa di cazzo! Abbiamo paura che gli asteroidi ci colpiscano. E niente, abbiamo creato un cratere artificiale, beh, nostro, sulla superficie di un asteroide. E almeno così ogni tanto colpiamo anche noi. Non ho ferretto, scusa. Il materiale che verrà riportato indietro sulla Terra permetterà di studiare le caratteristiche di questo asteroide. E nel frattempo, per sempre, resterà questo cratere, se non altro per un bel po', là fuori nel sistema solare fatto da noi. Ma rifaccia il piacere! E spero che c'è questo piccolo asteroide che ha una luna piccolina chiamata Didymon e orbita intorno all'asteroide. Avere memoria non vuol dire essere bravi. E noi andremo lì a colpirla con un cargo esplosivo e vedere quanto cambiamo l'orbita della luna. Non ho afferretto, scusi. Quindi la prima missione porterà avanti l'impatto e la seconda guarderà quanto è cambiata l'orbita. E questo per simulare in piccola scala quello che sarebbe fatto in grande scala per cambiare l'orbita di un asteroide che arriva verso la Terra. Quindi se non altro nei primi anni 20 lanceremo questa missione che dovrebbe farci... Bene, signori, si va su Marte. Fare un piccolo passo in avanti. Ecco, c'è un po' di ottimismo. Oh, e mo maga catu cazzo. Un pochino più, io comunque ci credo.